Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Pixelmon. Nella scorsa puntata ho fatto una nuova sfida alla ruota della fortuna insieme a Tearless. Se non avete visto l'episodio andate immediatamente a recuperarlo. Vi ricordo anche di lasciare un like a questo video per continuare a sostenere questa serie e sono veramente contento dei risultati ragazzi perché vi sta piacendo davvero tantissimo e ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per rimanere sempre aggiornati. Durante la battaglia che ho fatto insieme a Tearless nello scorso episodio è anche spawnato un Mega Galleide e io non ho potuto interrompere il combattimento per andare a sconfiggerlo e quindi recuperare la Galladite. Speriamo oggi di incontrarne un altro perché voglio assolutamente Mega Evolvere il mio Galleide. E ora iniziamo subito l'episodio! Ragazzi, incominciamo ad aprire questa bellissima Pokéball che ho trovato con all'interno un Velo Polvere. E qui invece abbiamo un loot che contiene un etere max. Ed ecco qua ragazzi un altro loot da aprire, vediamo un po'. Un messaggio, basta questi messaggi. Allora ragazzi qua c'è uno shopkeeper, vediamo un po' che cosa vende. Pietra foglia, questa la compro. Così ne ho una anche di queste. Grazie mille, alla prossima. Ragazzi ho trovato un loot, un altro. Allora vediamo cos'è questo. Una pozione max. Ragazzi, girando nel deserto ho trovato un tempio, andiamo a vedere cosa contiene, magari ci sono dei diamanti, una cosa molto utile, sarebbe, non è stato neanche lootato. Perfettus, dai buttiamoci giù, ok, togliamo questo, vediamo un po' cosa c'è qua. Allora, perché? Non ho capito ragazzi, è qua la pressure plate. È esploso tutto praticamente, sì, non ho più neanche i loot, fantastico, ottimo, ottimo. Non mi ero accorto ragazzi, ma qualcosa avevo raccolto alla fine, Guardate, uno smeraldo e 5 lingotti d'oro più altre cose che lascio appunto qua. Vabbè, dai, meglio che niente. Ragazzi, oggi è il giorno dei loot, apriamo anche questa Pokéball che ci ha dato una bacca. Ragazzi, Tearless mi ha appena avvisato che è spawnato Mega Galleide e ora andiamo subito a prenderlo. Eccolo qua ragazzi, sì, dai. Allora, vediamo un po' se ce la facciamo questa volta. Allora ragazzi, iniziamo a indebolirlo un attimo con un rogodenti. So che non è la mossa migliore, però dobbiamo cercare di andare a indebolirlo un pochino. Ok, me l'ha già fatto fuori, non importa. Adesso andiamo con Toucannon, vai. No, me l'ha shottato subito ragazzi. Questa non ci voleva. Allora, usiamo Sosbuck di un legnicorno, vediamo un po', sì. Sì, dai. Dai che ce la facciamo, ragazzi. Un ultimo colpo. Sì! No! No, ragazzi, non ci credo. Ci manca pochissimo. Ci manca pochissimo. Bolla! No! Non ci credo. Ragazzi, Noivern. Ragazzi, Noivern. Un attacco d'ala. Sì, l'abbiamo sconfitto. Ce l'ho fatta, ragazzi. Ok. Ok, sì, la Galladite, sì, l'abbiamo presa ragazzi, vai caramella, sì. Allora ragazzi, nel mio peregrinare ho trovato una palestra, dovrebbe essere una palestra di tipo ghiaccio. Io vorrei provare a batterla, vediamo un pochino se ce la facciamo ragazzi perché non sono proprio sicuro di farcela. Intanto sta iniziando a piovere quindi è meglio che ci infiliamo dentro la palestra che tra l'altro è veramente bellissima ragazzi. Guardate qua, ha un aspetto veramente fantastico. Allora, preparo un attimino i Pokémon e poi vediamo di iniziare a sconfiggere qualche allenatore. Allora ragazzi, ho scambiato un attimino i Pokémon che ho in squadra. Purtroppo avendo Sosbuck di livello 66 ed essendo questo un boss equal, tutti quanti i Pokémon che metterà praticamente in battaglia saranno di quel livello. Per il momento voglio provarci almeno un turno e vedere se riesco a sconfiggerli. Allora ovviamente partiamo con Sosbuck che ha anche mosse di tipo lotta, quindi se lui mette Pokémon di tipo ghiaccio o comunque deboli a tipo lotta va bene. Glalie, perfetto, è debole a tipo lotta, 2 per, quindi un calcio salto dovrebbe dargli un bel colpo. Anche perché appunto qua bisogna cercare di sconfiggerli tutti. Ok, Jinx che sembra di livello 99, in realtà è 67. Allora, non capisco perché c'è scritto 99 lì, va bene. Intanto un sacco di punti ragazzi e facciamo salire Sosbuck. Poi
Andiamo avanti con Jinx, un altro calcio salto direi a questo punto. Ok, perfetto, e anche questo l'abbiamo fatto fuori. Anche Piloswine è completamente alla mercé con queste mosse, però potrei fargli un legnicorno adesso, così cambiamo anche, ovviamente tipo erba è super efficace. Ok, e abbiamo fatto fuori anche questo, così ci siamo anche curati. Benissimo. Andiamo avanti, intanto stiamo guadagnando punti ragazzi, e abbiamo sconfitto il primo allenatore. Ok, adesso procedo con il secondo. Dunque ragazzi, nella battaglia precedente c'era un piccolo easter egg, se lo avete visto scrivetelo nei commenti. E ora procediamo con il secondo allenatore. Allora, io partirei con Incineroar adesso, vediamo un po' chi mi schiera. Jinx, ok, Jinx dovrebbe andare bene se ovviamente non mi colpisce, perché altrimenti mi fa fuori subito. Ragazzi, non è successo niente. No! Mamoswine, quanto è grosso tra l'altro. Ragazzi, qua è pesa. Possiamo ottenere questo, ma mi sa che mi devasta, perché... Ecco, infatti, lo sapevo. Lo so. Purtroppo qua, ragazzi, non ho le mosse giuste. Proviamo un legnicorno, ok. E siamo super efficaci però anche lui con noi, quindi un altro legnicorno dovremmo farlo fuori, ok. Ha rimesso Jinx, però adesso non ho più quello che mi serve. Allora ragazzi, con Jinx Sosbuck non va bene, quindi provo a mettere Toucannon, anche se ho paura mi devasti. Esatto, mi devasta subito. Ok, lo sapevo che andava a finire così. E proviamoci ragazzi, so che non... Ah sì? Beh, questa è stata buona. Ragazzi, non ci avrei mai creduto di farlo fuori al primo colpo. Vabbè, meglio così. Ora facciamo un calcio salto. Ok. Non mi devastare, ti prego. E un legnicorno, così recupero anche vita. Ok, ce l'abbiamo fatta. Altri punti, quanta roba. E abbiamo sconfitto anche il secondo allenatore. Allora, siamo pronti a partire. Io partirei con Sosbuck, dai. Si è comportato bene fino adesso. Walrein, perfetto. Quindi con un legnicorno dovremmo fargli un male assurdo. Ragazzi, mi ha quasi devastato. Però l'abbiamo sconfitto. Froslass, ragazzi, dobbiamo cambiare Pokémon. Assolutamente. Intanto abbiamo fatto livelli. E mettiamo Incineroar. Direi o una mossa di tipo buio o una mossa di tipo fuoco. Direi proviamo con una mossa di tipo fuoco. Vediamo un po' se ce la facciamo. Ok, perfetto, l'abbiamo anche bruciato. Eccellente. Anche se mi ha colpito, abbiamo fatto fuori anche Froslass. Ok. Qui ci vorrebbe un tipo roccia, ragazzi, ma non ce l'ho. Quindi io proverei a andare con un Noivern. Vediamo se con un tipo volante, un attacco d'ala, facciamo qualcosa. Sì, è andata bene, però ci ha devastato, purtroppo. Ragazzi, Toucannon secondo me non ce la fa a fare proprio niente, ve lo dico subito. Abbiamo ancora Sesmitod, ragazzi. Bolla, vediamo un po'. Purtroppo anche Bolla non va granché. È dura. Proviamo con una fanghiglia adesso. Ok. Ce l'abbiamo fatta o no? Sesmitod è... ok, è rimasto... Ragazzi, ancora Sosbuck e mette a Bomasno. Faccio un legnicorno per recuperare un po'. Vediamo un po', ma non ce la facciamo. Ce la fa fuori. No, non ancora, ragazzi. Non ancora un altro legnicorno. Come pesa questa battaglia, ragazzi. Come pesa. Non ce la facciamo più. È finita ragazzi, è finita, perché anche se facciamo un psicotaglio non ce la facciamo. Ragazzi, questo è un allenatore abbastanza duro. Eccomi qua ragazzi, sono tornato. Ho messo Lycanroc al posto di Sesmitod. È basso come livello, però è di tipo roccia, quindi con Delibird potremmo provare. Adesso ripartiamo e mettiamo Sosbuck, perché l'allenatore ovviamente ha gli stessi Pokémon di prima. Quindi Walrein, facile, lo facciamo fuori con un legnicorno. E ci siamo, perfetto. Poi abbiamo Abomasnow. Abomasnow, vediamo di cambiare Pokémon e di mettere Incineroar. Vediamo un po' se Incineroar ce la fa. Ragazzi, mi ha colpito forte, però adesso spero che un Rogodenti gli faccia qualcosa. Non gli ha fatto praticamente niente. Ragazzi, ok, ce l'ha fatta. Perfetto,
Però Incineroar è esausto e prendiamo punti e saliamo di livello. Andiamo avanti. Adesso mettiamo... chi mettiamo? Di nuovo Sozbuck, vediamo. Delibird, perfetto. Qua cambio Pokémon e ci provo. Ragazzi, non sono sicuro di riuscirci perché mi potrebbe colpire. Esatto. Ci ho provato, ragazzi. Purtroppo era praticamente impossibile. Attacco d'ala. Vediamo un po'. Vabbè, ma però anche te, Ragazzi, proviamo a usare ipnosi e magari lo addormentiamo. Non l'abbiamo addormentato neanche a piangere. Ragazzi, legnicorno e non se ne parla più. Froslass, e adesso qua è dura, ragazzi. Legnicorno, ok. Ok, ci ha colpito, però possiamo tentare di farlo fuori. Dai, no! Non mi distruggere. Devi farcela, buttalo giù. L'ha buttato giù. Ragazzi, abbiamo vinto anche questa battaglia, ma è stata davvero dura. Abbiamo ancora almeno un altro allenatore e l'ultimo è là in alto. Proviamo anche l'ultimo allenatore. Allora ragazzi, ho già fatto una battaglia, ma purtroppo è andata male. Volevo partire adesso con Incineroar, perché come primo Pokémon lui schiera Jinx, esatto. So che siamo abbastanza diversi come livello, 70 contro 53. Io ci provo con un lanciafiamme, ragazzi, però mi ha messo a dormire pure. Vabbè, ma allora... E metti un Lapras pure? Ah, bravo, mi metti un Lapras, perfetto. Quindi se io adesso metto Sozbuck, te lo devasto in teoria, con un legnicorno... Ok, che vi fa recuperare anche un po' di energia. Ragazzi, è devastante questo Lapras. L'abbiamo sconfitto, ok. Ritorna Jinx, ragazzi. Ritorna Jinx e non so cosa potrebbe succedere. Proviamo un altro legnicorno che prima è andata bene. Sì, l'abbiamo fatto fuori subito. Abbiamo recuperato tutti i punti, ragazzi. È stato fantastico, ragazzi. Abbiamo devastato questo allenatore alla seconda partita e ora ci manca solo il capo palestra. Allora ragazzi, la situazione con questo allenatore è veramente complicata. Ho fatto un sacco di battaglie di prova, ho cambiato i Pokémon, ma non c'è verso. Ha dei Pokémon troppo forti per la mia squadra al momento e la mia squadra non è ancora pronta, ovviamente. Comunque faccio quest'ultima battaglia giusto per mostrarvi cosa succede. Allora andiamo a lanciare Incineroar. Se fa come al solito, io faccio un lanciafiamme e lui cambia il Pokémon, mette Cloyster. Vediamo, esatto, Cloyster prende una bella mazzata da me. Però adesso diventa complicato. A questo punto io cambio Pokémon, metto Gallade. Gallade prende la sua mazzata, però diciamo che resiste ancora al colpo che gli dà il Cloyster. Quindi possiamo fare un psicotaglio nella speranza di far qualcosa, ma in realtà, come vedete, me lo devasta fino alla fine. Incineroar a questo punto rientra e faccio un lanciafiamme che, se riesco, e non ci sono riuscito, mi ha devastato ancora Cloyster. Ragazzi, Cloyster è allucinante. Adesso facciamo un mega assorbimento e finalmente Cloyster se ne va. Ora è rimasto Glaceon. Glaceon con un altro mega assorbimento non ce la fa, perché Jumpluff se ne va al primo colpo. Perfetto. Adesso Noivern, ragazzi, non riesce a fare nulla perché questi sono Pokémon di tipo ghiaccio, quindi prende una mazzata e va fuori campo. È rimasto Lycanroc, che può fare con Rocciotomba un po' di male, ma non più di tanto. Frana, direi anche Frana. Ok, ce l'ha fatta. Vediamo se riusciamo a fare un'altra Frana. Ok, vai Lycanroc, stai facendo bene. E però mi devasta anche Lycanroc. È rimasto Seismitoad, che ovviamente con Glaceon può fare poco o niente, quindi fa una fanghiglia, ma praticamente prende un colpo e se ne va, ragazzi. Anzi, un secondo colpo e se ne va. Ragazzi, è praticamente impossibile, le ho provate tutte. Quindi ragazzi, non ce la si fa a battere questo capo palestra e quindi ritorneremo da lui. Ma adesso voglio andare a catturare un Shellder, perché questo Cloyster, che mi ha dato veramente un sacco di grattacapi, è un Pokémon interessante. Allora ragazzi, sono arrivato in quest'isola pazzesca che voi conoscete benissimo per catturare questo Shellder, che poi diventerà un Cloyster. Allora, vediamo un po' di catturarlo. Ragazzi, Velox Ball subito per catturarlo al primo colpo. Vediamo un po' se questo Shellder ha già la natura interessante. Allora, andiamo subito a vedere. Ragazzi, qua mi
devasteranno perché ci sono 50.000 Pokémon. Ok, devo riuscire. Devo riuscire a far qualcosa, ragazzi. Ok, datemi qua il tempo di mettere giù questo qua. Perfetto. E andiamo a vedere questo Shellder. Allora, statistiche. Natura modest, non lo so, ne provo a catturare qualcun altro, ragazzi. Allora, ragazzi, dopo un po' di tentativi sono riuscito a catturare questo Shellder di livello 5, quindi abbastanza infimo. Però, ragazzi, è di natura Knive, che è l'ideale per questo Pokémon, che ora è di tipo acqua, ma poi quando si evolverà sarà di doppio tipo. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate di questo Pokémon, che mi ha dato veramente un sacco di filo da torcere nella palestra. E dunque, ragazzi, siamo giunti al termine di questo episodio, spero davvero vi sia piaciuto. Sono finalmente riuscito a recuperare la Mega Pietra per Mega Evolvere Gallade e abbiamo provato anche ad affrontare una palestra. Con gli allenatori è andata bene, ma con il capo palestra non c'è stato nulla da fare. Quindi in futuro prenderemo sicuramente la rivincita. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao!